Vino Civitas per questa settima edizione del Salone del Vino qui alla stazione marittima di Salerno. Che cantina sei e quali vini ci proponi quest'anno? Allora, buonasera, mi presento. Oggi abbiamo in degustazione due aziende. Una, appunto, siamo a Corno di Rosazzo, quindi in Friuli, e si chiama appunto l'azienda Collavini ed è stata la prima azienda nel 1970 a inventare il Pinot Grigio vinificato in bianco. E insieme a quest'altra novità con il metodo Collavini, cioè la bollicina, anziché appunto essere con il metodo Martinotto, il metodo classico, hanno inventato questo serbatoio dove la fermentazione, anzi la rifermentazione, viene fatta in questi serbatoi orizzontali, viene appunto effettuato questo remuage continuo circa appunto di 3 anni più un imbottigliamento lungo un altro anno, quindi abbiamo un'ottima bollicina di ribolla gialla. Ok, allora oggi in degustazione abbiamo portato appunto la ribolla gialla spumantizzata ad osaggio zero, i due bianchi con Sauvignon Blanc e Chardonnay, poi un cru appunto di Turian di ribolla gialla e poi la grande chicca è il Broy con un leggero appassimento di Chardonnay friulano e Sauvignon Blanc ed è veramente una cosa incredibile. Allora, adesso abbiamo in degustazione con Villabella, che è un relais Chateau del 700, il Bardolino Chiaretto, che siamo appunto nel cuore del Bardolino, appunto in provincia di Verona, ed è una novità di quest'anno, essendo sempre un biologico al 100%. Poi abbiamo il Morlongo, che è lo stesso vitigno dell'Amarone, solo che viene fatto nella zona di Bardolino, quindi è un po' più facile, una beva molto più facile, più smart. Successivamente passiamo a un ripasso con un'etichetta effettivamente molto accattivante, un Amarone della Valpolicella e successivamente con un blend insolito, con un Merlot, Cabernet Sauvignon e una Corbina.